Salve, salve. Adesso parliamo dei rimedi di Tea 3, parte 8. Spero che questa volta potete scrivere. Salve, salve a tutti. Questa volta potete scrivere. Salve, ecco, c'è Maria Grazia che ha scritto salve, vuol dire che questa volta si può scrivere. Buonasera, Biri, allora va bene. Buonasera, buonasera, siamo in 20. Salve, salve. Ciao a tutti, Anna Maria. Letizia, buonasera. Presente Analia. Siamo i 27. Buona serata, buona serata. 31. Allora, parliamo ancora dei rimedi con olio di Tea 3. Ciao, buonasera. Parliamo ancora di questo olio di Tea 3 che qua avevo il libro. Dove ho messo il libro? Ah, l'ho messo perché l'ho messo da qualche parte. Ah, eccolo. Il libro del Tea 3 Oil. Buonasera, siamo in 72 e possiamo già cominciare. Che eravamo rimasti. Salve, con la ferve cosa posso fare per abbassare? Ne parliamo dopo che finisco la lezione. Le domande dopo che finisco la lezione. Siamo 97. 100, perfetto, possiamo cominciare. Adesso parliamo di iperidrosi, che vuol dire sudorazione eccessiva, specialmente in menopausa c'è questa. Cause spesse legate ai fattori di stress o disfunzioni endocrine. Rimedi naturali con Tea 3 Oil possibile normalizzare la condizione della cute della pelle. Se vuoi ridurre la sudorazione, la traspirazione, un cucchiaio. Aia, non ti invitare che non faccio io live insieme. Rifiuta. Ok. Non mi piace quando qualcuno si invita con me in live. Che cosa devo parlare? Allora, abbiamo detto iperidrosi, la sudorazione, traspirazione eccessiva, cause spesso legate ai fattori di stress o disfunzioni endocrine. I rimedi naturali con Tea 3 Oil. Possibile normalizzare la condizione della pelle. Se vuoi ridurre la sudorazione, un cucchiaio di gel di aloe vera al quale aggiungi 2 gocce di Tea 3 Oil. Poi più altre 2 gocce di olio essenziale di salvia, mescolare bene, si applica un velo di gel sotto le ascelle tutti i giorni. O di ylang ylang dal buono e persistente profumo. Quindi applica un velo di gel sotto le ascelle tutto il giorno. Capito? Aloe vera, olio essenziale di Tea 3, 2 gocce, olio essenziale di salvia. Ok, si può fare deodorante contro la sudorazione delle ascelle. È un processo del attraverso il sudore. Sabrina, non faccio io. Allora, la sudorazione delle ascelle è un processo del naturale attraverso. Sabrina, vuoi che ti blocco? La sudorazione delle ascelle è un processo del tutto naturale attraverso il sudore. Espelliamo molte sostanze come feromoni, ma anche elementi nocivi come le tossine. Per questa non bisognerebbe mai utilizzare prodotti che non lasciano veramente respirare la pelle. Tuttavia capita avere il cattivo odore e una sudorazione, una traspirazione eccessiva. Il primo è il frutto della descomposizione dei secrezioni ipocrine, capito? Che puzza. È opera della flora batterica che si trova sugli strati superficiali della cute. Rimedi naturali con Tea 3 Oil è possibile normalizzare la condizione della cute
e combattere i batteri all'origine dei cattivi odori usando dei prodotti a base di Thea 3 Oil fatti in casa. Tu, se ce l'hai questa, specialmente concentrato 100%, puoi fare in casa, che possono servire quindi come deodorante naturale, deodorante in gel. La base di questa deodorante è data da un cucchiaio di gel di aloe vera, a quale aggiungi due gocce di olio essenziale di Thea 3, due oli essenziali di salvia. Applica un velo di gel sotto le ascelle tutti i giorni, anche tra il seno, chi traspira là. Puoi fare una lozione antiodore. L'olio di jojoba si assorbe molto rapidamente ed è quindi ottimo come base per preparare una lozione da applicare localmente insieme all'olio essenziale dell'albero di Thea 3. Sarà sufficiente aggiungere qualche goccia di questa ultimo, del Thea 3, e applicare una volta al giorno. Puoi fare anche deodorante con lo spray al bicarbonato. Sono note le proprietà del bicarbonato di sodio per combattere gli odori e la sudorazione eccessiva. Unito al Thea 3 Oil forma un composto molto efficace e di pronto utilizzo. Riempi un barattolo di vetro pulito con un centilitro di acqua distillata. A proposito, ne bevo un po' di acqua distillata io. Non faccio pubblicità. Meglio che metti un po' di sale marino, sale dell'Himalaya, per avere gli elettroliti. Adesso vediamo la lozione. Va troppo avanti. Allora, lozione antiodore. L'olio di jojoba si assorbe molto rapidamente ed è quindi ottimo come base per preparare una lozione da applicare localmente insieme all'olio essenziale di albero di tè. Sarà sufficiente aggiungere qualche goccia dell'olio essenziale di Thea 3 e applicare una volta al giorno. Deodorante spray al bicarbonato. Sono note le proprietà del bicarbonato di sodio per combattere gli odori e la sudorazione eccessiva, specialmente che ti puzza i piedi, no? Metti nell'acqua del pediluvio un po' di bicarbonato. Unito al Thea 3 Oil forma un composto molto efficace e di pronto utilizzo. Riempi un barattolo di vetro pulito con un centilitro di acqua distillata. Aggiungi 6 cucchiai di bicarbonato di sodio, mescola accuratamente, no? E lascia trascorrere mezza giornata per far saturare completamente il composto. Filtra con un telo pulito per evitare la presenza dei grumi. Diluisci in un cucchiaio di gel di aloe 10 gocce di Thea 3 Oil più 5 gocce di olio essenziale di lavanda. Mescola bene al composto di prima, quella con bicarbonato di sodio, e versa in un contenitore dotato di spruzzino. Prima dell'uso, ogni volta agita bene il contenitore. Ma Leo a Lucca e Thea 3 non hanno... Non è vero, Ettore, non è vero, è la stessa cosa. Vabbè. Adesso parliamo della depilazione. Le donne di solito fanno depilazione. Folliculite. La folliculite da depilazione fa infiammazione che colpisce i peli peliferi, i follicoli, provocando la comparsa di brufoli, puntini rossi e peli incarniti. L'olio essenziale di Thea 3 lenisce le irritazioni dovute alla depilazione ed evita che degenerino in infiammazione vere e proprie con tutte le possibili conseguenze. Depilazione ceretta barba. Spesso capita di avere delle irritazioni dopo rasoio o dopo la ceretta. Il metodo più diffuso per togliere i peli dal corpo è la ceretta, che garantisce una pelle liscia più a lungo del rasoio e può procurare meno irritazione, ma spesso per la ceretta non vi è tempo, quindi si corre alle lamette sui piedi, per esempio le donne. Una scelta quasi obbligata
Anche per gli uomini che devono radersi la barba, dopo la depilazione la pelle rimane più sensibile e quindi soggetta non solo a rossori e a prurito, ma persino alle infezioni, perché dopo il trattamento i pori risultano più dilatati e quindi è necessario utilizzare i giusti prodotti, non solo per lenire la cute, ma anche per far sì che i pori si richiudano. Per evitare un altro problema, la follicolite dopo depilazione, ovvero l'infiammazione che colpisce i follicoli pilifili, provocando la comparsa di brufoli, puntini rossi e peli incarniti. L'olio essenziale di Thea 3, Malaleuca, vabbè, Thea 3, Malaleuca, lenisce le irritazioni dovute alla depilazione ed evita che degenerano in infiammazione vera e propria con tutte le possibili conseguenze. Adesso facciamo una crema astringente. Utilizzare regolarmente dopo la depilazione una crema idratante e antibatterica a base di Thea 3 Oil. Puoi prepararla facilmente aggiungendo 2 gocce di olio essenziale di Thea 3 a 1 cucchiaio di olio di jojoba o gel di aloe vera, per massaggiare delicatamente sul viso, sui piedi. Va bene? Puoi fare uno spray lenitivo antibatterico. Aggiungere all'acqua distillata 4 gocce di Thea 3 Oil e 4 gocce di olio essenziale di camomilla o di lavanda. E le metti nello spruzzino e camele sintetiche. Dopo ne guardiamo, Ettore, adesso non ti posso rispondere. Crema astringente. Utilizzare regolarmente dopo la depilazione una crema idratante antibatterica a base di 3, puoi prepararlo facilmente, l'ho letto. Come lozione dopo barba, no? Il Thea 3 Oil può essere usato anche per lenire le irritazioni dovute alla rasatura dalla barba. Io non ho problemi che non faccio spesso la barba, poi io la barba me lo faccio con quella di tagliacapelli corto corto, tanto non mi devo baciare con nessuno. Può essere usato anche per lenire le irritazioni dovute alla rasatura della barba. Si può mescolare 1 cucchiaino di gel di aloe vera con 2 gocce di Thea 3 Oil. Capito? 1 cucchiaino, 2 gocce. Usare la miscela per massaggiare il viso dopo la rasatura. Ha un effetto emolliente e lenitivo. In alternativa si possono sfruttare le proprietà dell'olio di calendula, nutriente e idratante per i peli sensibili e irritabili. Mescola un cucchiaino di olio di calendula con 2 gocce di Thea 3 Oil. Intingi un batuffolo di cotone e applica sul viso con movimenti leggeri. Dopo manicure, interessa anche per le unghie. Guarda, da 100 sono rimasti in 64. Allora, avere mani curate significa un buon biglietto da visita. Ma non è sufficiente spennellare le unghie con smalti colorati. Per avere delle mani belle e soprattutto sane, bisogna prendersene cura con costanza. Curare non solo le unghie, ma anche le cuticole e la pelle. Ci sono dei piccoli trucchi per avere delle belle mani. Il primo segreto riguarda la circolazione. Bisogna migliorare attraverso massaggi a getti di acqua alternata, calda-fredda. Non bisognerebbe poi usare detergenti eccessivamente sgrassanti o aggressivi, indossare i guanti quando si usano i prodotti per la pulizia, essere disattenti su questi aspetti può portare ad avere la pelle delle mani molto secca e quindi una condizione non solo non bella, ma che può anche produrre dolore e fastidi. Hai capito con l'acqua calda e fredda come si fa? Si prendono 2 bacinelle. Una con acqua più calda possibile quanto supporti e una con acqua più fredda, casomai metti dei cubetti di ghiaccio. Metti 4-5 secondi qua, 4-5 secondi là. Però non si mettono tutte e due le mani insieme, si mette prima la destra, dopo la sinistra. Non puoi mettere prima la sinistra perché arriva subito al cuore, lo shock. Capito? C'è anche qua una tecnica che il Breus, Rudolf Breus lo spiega.
Ok. Adesso, per ammorbidire le cuticole, ti sembra che a volte qua si forma come spina, cavolo, che la pelle è così, quello è dovuto anche ai parassiti. Per ammorbidire le cuticole, prepara una soluzione mischiando un cucchiaino di olio di jojoba a un olio di, e uno di olio di coco più 10 gocce di olio di tea 3 e 10 gocce di olio essenziale di lavanda. Mescolare tutto per un'azione antibatterica, antifungina e ammorbidente. Utilizza la soluzione fino 2 volte al giorno per massaggiare la punta delle dita e conservare dopo in un contenitore di plastica o di vetro che sia scuro e ben sigillato. Sapone quotidiano. Per creare un sapone antibatterico non aggressivo e idratante per la pelle è sufficiente unire a un piccolo flacone di gel aloe vera più 8 gocce di olio essenziale di tea 3 e 8 gocce di olio essenziale di lavanda. Si può utilizzare più volte al giorno con accortezza di scegliere un flacone di colore scuro che preservi le proprietà degli ingredienti. Igienizzante per le mani, no? Voi usate quella al alcol rosso che è molto molto tossico per il fegato perché attraverso i capillari viene ciucciato e mandato al fegato. Ok, igienizzare per le mani. Basta unire poche gocce di olio essenziale dell'albero di Tea 3, no? Invece di usare i loro contenitori là, per favore, si pulisca le mani. Tu ce l'hai tuo, dici io ce l'ho mio, non mi fido del vostro. Allora, igienizzatore per le mani. Basta unire poche gocce di olio essenziale dell'albero di Tea, olio essenziale più di olio essenziale di lavanda, qualche goccia, e olio essenziale di chiodi di garofano. È una base di gel di aloe vera. Questi ingredienti, oltre a idratare e proteggere la pelle delle mani, riescono a igienizzare senza sapone, in modo naturale. Gel di aloe vera. Puoi tenere una pianta in casa, ogni tanto prendi un foglio. Questa, olio essenziale di questa. E poi altri oli essenziali, come ho detto, no? Di olio essenziale di lavanda, olio essenziale di chiodi di garofano. Puoi usare anche la menta, altre cose, secondo i gusti. Allora, pelle grassa e mista. La pelle grassa e mista, vabbè, di che cosa è dovuto, le cause non. Mettiamo direttamente i rimedi. L'olio di questa è un eccellente rimedio per le pelli, in particolare per la pelle grassa, con una tendenza acneica, no? Specialmente i giovani. L'olio essenziale di questo, Tea 3, contiene composti antibatterici che agiscono efficacemente contro i microbi che causano l'acne. Inoltre può penetrare in più profondità proprio per agire sulle ghiandole sebacee in modo da liberare i pori e permettere una pulizia più profonda. Ok? Soluzione detergente per la pele, te lo fai a casa. In mezzo bicchiere di olio di semi di oliva, di uva, semi di uva, esiste nella natura, sì, li trovi. Allora, olio di semi di uva, vinaccioli o se no di jojoba, aggiungi 10 gocce di olio di Tea 3, mescola bene questo mezzo bicchiere, intingi le dita e massaggi sul viso, sulla faccia, un 2 minuti circa, comunque fino a completo assorbimento. Dopo sciacqua e asciuga il viso con un asciugamano pulito. Certo che puoi trasferire la miscela anche in un contenitore e utilizzare tutte le sere prima di coricarti. Ok. Puoi fare questa anche con l'acqua, uno dei rimedi più semplici per pulire la pele in profondità, struccante anche, è quella di usare il Tea 3 Oil insieme all'acqua. In una ciotola miscela mezzo tazza di acqua più 4-5 gocce di olio essenziale di Tea 3 puro. Poi immergi un batuffolo di cotone nella soluzione e applicala sulla zona interessata. Lascia agire per 30 minuti. Poi applica una crema idratante. Adesso vediamo con olio essenziale di lavanda.
L'olio essenziale di lavanda combinato all'olio essenziale di Thea 3 per contrastare le infezioni e l'acne. Anche l'essenza di lavanda è possibile, infatti, possiede delle proprietà battericide, antibatteriche, lenisce la pelle grassa e riduce infiammazione dovuta alla eruzione cutanea. Prepara una miscela con 10 gocce di olio essenziale di Thea 3 più 10 gocce di olio essenziale di lavanda, di 30 ml di olio di jojoba, versa in una bacinella, boccettina, di vetro scuro. Quando ti serve, mescola il composto, lo agiti e applicalo sulla zona interessata. Lascia che agisce tutta la notte e poi, una volta alzato al mattino, risciacqua la pelle. Lo puoi fare anche con olio di cocco. L'olio di cocco contiene acidi grassi essenziali che, oltre ad avere proprietà antibatteriche, nutrono e idratano la pelle senza ungerla, no? Adesso c'è in giro, io qua ce l'avevo l'olio di cocco, non lo so dove l'ho messo. Tra tutti questi barattolini, vabbè, non sto a cercarlo. Adesso c'è in giro probiotici naturali, anche la Versa acida, i crauti. Comunque, c'è in giro una malattia così che tutti fanno punti, eritreme, rosso, vanno anche all'ospedale, prurito. Bisogna darsi la pelle con olio essenziale, con olio di cocco, e casomai metti anche dell'olio, questo antibatterico. Comunque, olio essenziale di cocco. L'olio di cocco contiene acidi grassi essenziali che, oltre ad avere proprietà antibatteriche, nutrono e idratano la pelle senza ungerla. Puoi usarlo insieme a Thea 3 Oil per riequilibrare l'eccessiva produzione di grasso, di sebo, della pelle grassa e ridurre i brufoli e i punti neri. Miscela un cucchiaino di olio di cocco vergine puro. Se allo stato solido, fallo sciogliere prima a bagnomaria con 3 gocce di olio essenziale di Maleluca Thea 3. Mescola e applica la miscela sulla zona interessata. Lascia agire per qualche ora. Poi sciacquare e applica una crema idratante. Vedi, sempre deve mettere una crema idratante dopo. Puoi fare del scrub, no? Con bicarbonato di sodio. Il bicarbonato di sodio serve per pulire a fondo la cute e la pelle grassa e bilanciare il pH della pelle. Aiuta a regolare la produzione del sebo e contrastare i brufoli. Inoltre, il bicarbonato di sodio esfolia delicatamente la pelle, rimuovendo le cellule morte. Per fare uno scrub, mescola un cucchiaino di bicarbonato di sodio con 3 gocce di Thea 3 e una dose di acqua sufficiente per creare un impasto cremoso. Mescola e applica sulle zone interessate, massaggiando con cura, senza eccessivo sfregamenti, con movimento regolare. Lascialo agire per 10 minuti, dopo lava con dell'acqua tiepida. Non eseguire il trattamento più di 2 volte alla settimana. Fare scrub. C'è qualcuno che fa tutti i giorni, dopo la pelle perde tutto. Ok? Maschera per la pelle mista. No, sono saltato una. Ve ne leggo ancora? Abbiamo fatto mezz'ora. Cacchio, io. Vabbè, dopo mi fermo alla pelle seca. Di quella ne parliamo. Perché è lungo, è lungo. Adesso, Thea 3 Oil è aceto di sidro, aceto di mele. L'aceto di mele contiene acido malico utile per esfoliare la pelle e regolarizzare il pH cutaneo. Quando c'è eccesso di sebo, di grasso, mescola un cucchiaino di aceto di mele con 3 gocce di olio essenziale di Maleluca di Thea 3, poi intingi un batuffolo di cotone nella miscela e applica sulla zona interessata con movimenti regolari. Infine lasci in posa 10 minuti, poi risciacqua con abbondante acqua. Ok, bagno di vapore. Prendi una pentola e metti a bollire l'acqua. Poi trasferiscilo in una bacinella, aggiungi 5 gocce di olio essenziale in questa acqua bollente, olio essenziale di Thea 3.
Mettiti poi seduta, piegati sulla bacinella e copri il capo con una lenzuola, con un telo, con un asciugamano, in modo da isolare dal calore l'acqua calda che emana. Resta così, con il vapore in viso, capito? Per almeno 10 minuti, per liberare i pori ostruiti. Sono fatti 69. Col succo di limone lo puoi fare, olio essenziale, tea 3 con succo di limone, un'altra miscela efficace in caso di impurità della pelle è quella fra tea 3 oil e succo di limone, che ha proprietà battericide, sgrassante e astringente. Mescola un cucchiaio di succo di limone fresco con 3 gocce di olio essenziale di tea 3. Mescola. Applica la miscela con un batuffolo di cotone sulla zona interessata, lascia in posa 15 minuti, quindi risciacqua prima con acqua tiepida e poi con acqua fredda. Non ripetere il trattamento più di 2 volte alla settimana. Capito? Prima acqua tiepida, dopo acqua fredda per chiudere i pori. E adesso maschera per pelle mista e dopo rimaniamo per la pelle secca l'altra lezione. Puoi preparare una maschera partendo da 2 abbondanti cucchiai di argilla verde. Aggiungi 3 gocce di tea 3 oil per un'azione antibatterica più 2 gocce di olio essenziale di geranio per un effetto ancora più purificante. Dopo 15 minuti sciacqua abbondantemente. Va bene, e mi fermo alla pelle secca, che abbiamo fatto già mezz'ora, allora scrivo rimasto qui, perché se no lo facciamo troppo lungo e dopo diventa noioso. Rimasto qui, scrivo qua in grande, rimasto qui. E allora la pelle secca sarebbe ultima lezione. E dopo ci abbiamo la pulizia del viso. Ho cambiato il puntatore e allora, pediluvio, piedi stanchi e gonfi. Dopo parleremo la prossima lezione. Pelle secca, piedi stanchi e gonfi. Vabbè, adesso tolgo là dove avevo scritto prima che sono rimasto. Depilazione l'abbiamo detto, rimasto qui, questo lo togliamo. E salvo tutto e dopo ne parliamo. Ok, salva. Guarda, ti faccio vedere che puntatore ho messo, che mi dà solo il fastidio. Lo vedi quanto è grande questo puntatore? Vabbè. Va bene. Ok. Adesso possiamo. Per i capelli, già ho messo per i capelli Biri. Per i capelli, che tipo di capelli? Ci sono capelli grassi, secchi, forfora, che cosa vuoi per i capelli? Per i batteri, quante gocce prendere? Ma vuoi per uso interno o per uso esterno? Perché bisogna vedere come lo vuoi usare, capito? Già. Questa si può anche mangiare, resta sistema. Aspetta che mi faccio io un cucchiaino con il miele, gnam gnam. Un attimo che prendo il miele, vediamo che tipo di miele prendo. Io ci avevo mille fiori, ma non mi va di usare mille fiori. Prendo questo miele qua di coriandolo. Prendo un cucchiaino. Ok. Un stuzzicadenti per mescolare. Vedi, faccio vedere come lo uso io, no? Metto poco miele, giusto per poterlo mandarlo giù. Mi prendo da qua. Bisogna soffiare, che qua si fa sempre un tappo. Allora, 1, 2, 3, appa, è andato 3 gocce. Di solito vorrei solo due. Lo mescolo, mamma mia che odore di petrolio che ce l'ha. C'è l'odore di petrolio. Eh?
Vedi, l'ho mescolato bene. Meno male che il miele è saporito. Non ha un gran bel gusto, però ho visto che a me mi aiuta, mentre altri non riuscivano a uscire fuori. Io in 2 o 3 giorni sono uscito fuori con il nuovo Covid, perché quest'anno ce n'è un altro, che fanno male le ossa, la testa. Scusi, non ho capito cosa hai preso, a cosa serve. Ho preso olio essenziale di tè a 3, 2 gocce, 3 gocce con un po' di miele. È un antibiotico, tutti i giorni si può prendere. Ma adesso tu non puoi dare una botta così forte all'organismo, no? A diventare talebano della salute. All'inizio prendi 3 volte alla settimana, ogni 2 o 3 giorni, dopo magari puoi aumentare un po'. Va bene anche gocce 31, come 31? Io ho preso 2, volevo, ma mi sono caduti 3. Ma una volta al giorno, basta e avanza secondo me. Perché per herpes, vuoi sapere per herpes come si usa? Olio 31, non lo conosco. Olio 31. Forse dice olio 31, sì, però non lo conosco. Vediamo herpes, acne. Herpes si scrive con E, herpes simplex. Ecco, sei stato fortunato. Come si usa con questa? Ma metti direttamente dove ti è uscito l'herpes, metti direttamente questa. Se è sulle labbra, su cose, no? Allora, andiamo. 2 cucchiaini di burro di karité. Versa 3 gocce di tè a 3 oil, mescola bene, ripone tutto entro un contenitore dotato di chiusura e sarà il tuo nuovo e personale burro cacao da utilizzare tutti i giorni per avere le labbra sane e morbide e prevenire la comparsa del virus. Poi, applicazione topica, è quella che ti ho detto io, anche le bollicine quando ti escono sulla pelle, applicazione topica. Non appena avverti i primi sintomi del comparsa dell'herpes, applica localmente una goccia di olio essenziale dell'albero di tè direttamente sulle labbra o utilizzando un cotton fioco, se è sulle labbra, ma c'è qualcuno che ce l'ha fuoco di Sant'Antonio, che lo puoi usare anche per me anche là. Io lo metto puro sulle labbra, bravo. È un po' caustico sulla pelle, però in certi casi va bene. Però per ingoiarlo, per mangiarlo, bisogna diluirlo o con olio di cocco o con il miele, non proprio puro, perché è caustico, brucia, è molto alcalino. Siamo in 64, vedi? Nonostante avevo scritto l'annuncio per 21.000 persone. Ma è come un antibiotico, è meglio di un antibiotico perché non crea dipendenza e non va a uccidere le tue batteri buone, solo quelle cattive. Questa se ne prendi una goccia, 2 gocce al giorno, anche tutti i giorni con il tempo ti abitui, puoi uscire dall'inverno senza un raffreddore. Mi sono persa la lezione per i capelli. Dopo lo metto su YouTube, Biri. Quando tu entri nel mio profilo di TikTok, vedi là in basso il pulsante di YouTube, metti dito sopra e ti manda direttamente dal mio YouTube. Ti iscrivi e metti un like. Per le borse sotto gli occhi c'è qualcosa? Sì che c'è, però per prima bisogna vedere come stai con i reni. Non basta soltanto farle sparire, bisogna eliminare le cause. Di solito i reni e il fegato ti fanno accumulare qua, non drenano bene l'organismo. Esistono due modi, no? Se vuoi essere per disinteria, anche olio essenziale di tè a 3 puoi usare ogni giorno, però esiste anche lo iodio blu di Moscovà, che l'ho messo il rimedio, una ciste sul rene. Io ce ho dei rimedi per la ciste sui reni, se non funziona ti rimborso.
E se ti fa dei male ti pago anche dei danni, però non ti fa del male, perché io non faccio del male. Il mio principio è veramente non nuocere, preferisco non fare niente piuttosto che fare qualcosa di male. Però io mi faccio pagare, Maurizio. Sì, anche per la tosse, puoi fare gargarismi. Metti 2 o 3 gocce di questa dentro un bicchiere d'acqua calda e però dopo non inguaiare perché diventa tossico, come che lavi le tossine da là, i microbi sputa. Sarà per quella che ho le borse. Per me sì. Ho speso X. Fantastic Player. Hai speso X? Non lo so dove hai speso, con me no. Come si chiama? Chi come si chiama? Olio essenziale di Tea 3, se questo ti interessa, no? Questo è il libro che l'ho preso, ma non lo so se ce l'hanno ancora, dal giornalaio. Anche oggi ne ho trovato uno ed era ultimo. E questo è olio essenziale di 3 a 3, che io l'ho aperto a rovescio. Siamo 90, ah, devo chiudere il computer. Penso che lo devo mettere anche a caricare. Subito ha chiesto solo, te, vuoi che ti blocco? Perché tu vuoi salvarti il culo? Eh? Hai mangiato in ristorante, avevi mangiato male, ti sei fottuto la salute e vuoi da me che io ti salvo il culo gratis? Tiè! Vai dal tuo medico di famiglia, magari ce l'hai esenzione ticket. Io sto con il naso nei libri, un libro così mi costa 9 euro, capito? E io ne ho centinaia di libri. Sto con il naso nei libri giorno e notte, a volte mi addormento con il naso, mi trovo mia moglie con il naso nel libro la mattina per dare a te gratis. Tiè! Ti piace quanto sono gentile? Vai a giocarti di nuovo la Gratta Vinci. Lo fanno apposta per provocarmi, io dopo li blocco. Nemmeno un'unghia mi farei vedere da te. Va bene, allora questa lo devo bloccare, scusate. Allora, blocca account. Pom. Confermo, vai a guardare. Ok. Te ama mettano, ti è ammameta, anche questo lo blocco, blocca account, conferma, no, attivare il filtraggio dei messaggi, no, ma perché li devo lasciare perdere? Io li devo bloccare, perché domani incontrarmeli di nuovo, dopo mi scappa qualche parolaccia e mi bloccano account a me, lo fanno apposta, ti provocano, tu dici qualcosa per difesa, ma nessuno va a vedere chi ha cominciato, cosa ha detto prima, capito? Lui dopo segnala il tuo commento e sei bloccato tu, capito? Loro fanno così. Certo che blocco, che vanno a guardare i gattini. Se uno fosse intelligente e dicesse ma ce l'hai qualche prova che qualcosa funziona di quella che fai? Allora io ti dico vai su app con 2 P, app Mario tutto insieme piccolo, punto, online e vedi là dei risultati. Hai diritto di essere diciamo titubante, di non credere, però non hai diritto di offendere per questo, no? Se uno dice non mi farei vedere neanche un'unghia da te, allora vuol dire che non hai bisogno di me, tanto vale che ti blocco. No? Se uno non ha bisogno di me, io lo blocco. Scusatemi, mi sono preso un altro cucchiaino di miele di coriandolo. Prego per i buoni consigli. Voi nella vita non dovete litigare con nessuno, specialmente su internet. Bloccare e basta. Dopo, se vuoi, ogni 3 mesi, alla fine dell'anno, lo sai, a Natale siamo tutti più buoni, vai a sbloccarli. Ma per... E lo dici che lo blocchi, perché se no non se ne accorge neanche che l'hai bloccato. E dici, io adesso ti blocco a te, Tizio Caio, pom, per questo commento. Così lui rimane male e tu dopo devi dimenticare. No, ma di solito sono quelli che vengono prima volta, capito? Non capiscono un cacchio, sono vittime della farmafia. Non sanno farsi neanche una camomilla. E
E sono giovani, capito? Essendo giovani ce l'hanno ancora un residuo di salute, allora gli sembra che tutta la vita sarà così. Non lo sa che dopo 25-35 anni comincia a crollare la salute. È meglio che te ne occupi. Ok. Per me non funziona la testa. Ma oggi proprio leggevo un libro, aspetta un attimo che te lo porto, dove dice chiaro che la microbiota, la pancia, guida la testa. Un attimo. Guardalo, ce l'ho in bagno. Curiamo l'intestino e il secondo cervello. E qua prima non avevo questo evidenziatore, dopo qua c'è tutto con la penna fatto dei segni. Dopo mi sono preso l'evidenziatore. Non l'ho letto tutto tutto. Sono arrivato ecco fino qua, che oggi sono stato in posta. Fino a questo. Io per sapere qualcosa studio e questo libro costa 9,50 euro, capito? Certi sono cosa vuoi dire, naturopata, per loro sono camici bianche. Certi non sanno cosa vuol dire, naturopata, per loro sono camici bianche. Va bene. Cavoli loro, buonasera Mario. Per alleviare ernia ombelicale, cosa posso usare? Mi devo operare per forza? No, non. Se sei mio cliente, io garantisco dei risultati, così non te lo posso dire perché è un po' lungo e neanche non l'ho tradotto dal russo. Capito? Io ho tanti rimedi in altre lingue, in rumeno, in russo, qualcosa in serbo-croato, in turco. Io ce li ho nella testa, ma io temo sempre di dirle dalla testa, preferisco leggerli, perché basta sbagliare poco per far del male a qualcuno. Allora per questo li ho scritti. Le cose essenziali io me le scrivo esattamente come le ho ricevute, tante volte li provo su di me, però cerco soltanto delle fonti sicure dove io sono abbonato. Io per andare a guardare i live dei altri pago, per artrite reumatoide, psoriaca, sì, se vieni in privato ne parliamo. Buonasera, signor Mario. L'importante è che voi sapete che io non sono gratis, ci è venuta una, abbiamo parlato, non ho voluto subito dall'inizio dire ti costa tot, no? Io ho chiesto di che cosa soffre, cosa mangi, tutto quanto, capito? Alla fine mi ha detto guarda, ti costa tot. Ah, ma io pensavo che basta che ti seguo e che ti metto il like, che altri mi dicono così dei rimedi. E hai risolto il problema con gli altri? No, allora che cacchio vuoi? Vai da loro. Io non ti dico gratis perché io do la garanzia. Va bene, mi contatti in privato o se no metti sotto qualche mio video, mi dici voglio parlarti, dopo ti cerco io in privato. Quindi secondo la tua esperienza, anche se grade, non ho capito, un attimo scusa che devo leggere questo, anche se grade ernia ombelicale si può curare senza operare, Mario. Sì, ma tu puoi avere l'ernia ombelicale anche per il fatto che da piccolo non sei stato nutrito bene. Dopo ne parliamo, ti faccio delle domande. Cattiva digestione e routine. Ti aiuta anche questa, però dovresti mangiare del. Adesso ti faccio vedere la versa, dopo ti faccio vedere altre cose. Non va tanto bene dopo il miele, però va bene. Vedi questa? È crauti fatto in casa, in un secchio di quella di 22 litri l'ho fatto, capito? Con la verza cappuccio. Vedi? Gnam gnam. Oggi ne ho mangiato, non lo voglio mettere, scusate, quello è un buono. Mangiarne 100 grammi al giorno come minimo.
Lo fai? Non lo fai. Guarda qua, i cereali io li compro dal negozio di animale, te li faccio vedere. Ne ho comprati poco. Questa qua che cos'è? È il grano. Costa 2 euro al chilo, eh? Però a me conviene lo stesso. Qua, lino. L'ho fatto ieri, l'ho mangiato la mattina, lino. Vediamo se si vede. Penso che si vede. Costa 4 euro al chilo, questo è caro. Però va bene lo stesso. Questa è una cosa che ancora non l'ho mangiato, si chiama Niger. Lo mangiano i pappagalli, lo mangio anche io. Che cacchio, non muoiono pappagalli, non muoio ne io. Questa che cos'è? Scagliola, non l'ho mai mangiato, lo mangerò. E questo è lo sorgo, che ne conosco tanti rimedi con il sorgo, ma non l'ho mai usato, vedi, sorgo. Poi questo l'ho usato, l'ho messo in termos, ho messo un po' di questa acqua bollente sopra, la mattina ho bevuto e mi è rimasto da frullare. Allora, e questa deve essere l'avena, ecco, l'avena 3,50 euro cavolo al chilo. Anche di questa. Tu che cosa mangi? A McDonald's mangi? Vuoi avere la salute? Non si può avere la salute. E questi sono quelli che mi sono rimasti da quello orzo, che vado a frullarli e dopo mi faccio un latte. Perché questi hanno anche la, come si dice, la pula, la corteccia, la cortica, no? Allora devo setacciare, però almeno mi faccio il latte. Allora, cattiva digestione e routine, grazie Mario. Una mia amica suda tantissimo di notte, bagna le lenzuola, ha fatto tutti gli esami e tutto a posto. Se viene da me dopo ne parliamo, se non ottiene i risultati lo rimborso. È in menopausa? No. Ha problemi con la tiroide? No. Ha dei parassiti? Non si sa. Rispettare Mario ci mette cuore e anima per curare con la natura. Grazie infinite Mario. Grazie a voi. Ma guarda, io c'ho dei rimedi anche contro i maleducati. Sono stato in un bar, un altro bar, vicino di quell'altro, la mattina, no? Come si usano semi di lino, ma li puoi anche pulire 3 minuti, dopo li lasci e diventa tutta una massa gelatinosa. Li puoi anche, dove cacchio, li puoi anche semplicemente, perché è difficile masticare, almeno per me, ecco. Le puoi macinare e mangiare anche così, bere un cucchiaio di farina di semi di lino, contiene omega 3. L'importante è che li fai mandare giù. Per parassiti va bene olio? Sì, ma non per tutti i parassiti. Ti riferisci a olio di tea 3? Va bene, a lungo andare sì, però non basta solo questa. Perché bisogna prendere anche tipo del sale amaro o dell'olio di ricino per andare bene in bagno, o se no fare dei clisteri. Ci sono dei rimedi per parassiti, anche più veloci, anche per 7 giorni. Però si deve bere olio di ricino ogni notte alle 2:30 di notte. Va bene, messo anche Yamolo, Luana, che può masticare bene. Io mi devo fare la dentiera da solo sotto, perché mi ha chiesto 900 caffè, quella là, faccio da solo, mi compro tutto, ma me lo faccio con i tappi di bottiglie di plastica, che mi interessa, a me la funzione, che mastica. Buonasera Maria. Soltanto che ho tolto altri 2 denti che mi facevano male, e adesso proprio non ce l'ho più uno su quale masticare, solo questi davanti. Allora bisogna che mi faccio la dentiera, vado a comprare il gesso, faccio lo stampo. Buon Natale, grazie. Ho 20 anni, ti admiro tanto. Puoi cominciare a interessarti di naturopatia, entro 5 anni impari un sacco di cose. Cominci a aiutare amici, cose varie, e così non dico che avrai un mestiere, ma almeno qualcosa per dolore mole, per il dolore mole, per favore, ma non ho capito il dolore mole. Che vuol dire mole?
sempre tutto Mario, buon Natale. Buon Natale a voi. Sono una pepita di oro, va bene, per chi c'ha occhio, per chi non c'ha occhio, magari sono un sasso. Dolore depti, che vuol dire dolore depti? Spiegati meglio, Anna, non capisco. Mole vuol dire, molare, dolore molare. Allora, se ti fa male la parte destra, non importa qual è il dente, vedi qua, è il punto Heigu, prendi così e stringi. Ti farà male, fai anche un po' di massaggio per un minuto alla parte opposta al dente e ti passa. Capito? Se no, se ce l'hai in casa chiodi di garofano, mastica, tieni là un chiodo di garofano. Dovresti avere la tintura di chiodi di garofano, quella basta che metti un po', subito ti toglie il dolore. Dolore dei denti, subito. La tintura di chiodi di garofano non deve mancare di casa. Glicemia alta, io non lo so che cosa mangi, io ho incontrato persone che si lamentavano di glicemia alta, però la loro colazione, il loro tutto era sbagliato, non esiste una cosa che te lo dico e ti abbassa se tu non cambi anche quella, grazie gentilissimo. E poi io sono qua per fare soldi, non pensate che sono qua a Babbo Natale, eh? Ho lasciato la barba, però il capello rosso non ce l'ho. Io fino al primo di gennaio rispondo a tutti quelli che mi chiedono la mano sinistra fino al braccio, che può essere? Può essere la colonna vertebrale quando escono i nervi. Tieni quella mano così, no? Per allargare un pochino il canale. Tieni ogni giorno così un po'. Tiri, non troppo forte, dopo quell'altra. Capito? Almeno quella fallo. Però magari là si è deposto dei calcinacci, come si depone qualcuno al dittone la cipolla, no? A luce valgo, così si può anche su quei canali là dove escono i nervi. Se mi addormento sempre la... Ok, ho letto. Per prima può essere la colonna vertebrale, capito? Ma può essere anche il pancreas, se è la sinistra. Sera psoriasi alla braccia, che fare? Gran buon Natale. Per prima bisogna cambiare il modo di mangiare, perché la psoriasi è una conseguenza di un'alimentazione sbagliata. La pelle è lo specchio del fegato e dell'intestino. Si può masticare i chiodi di garofano con moderazione, grazie. E sì, anche 3 cucchiaini al giorno li puoi prendere. Giusto che mi hai ricordato, me ne prendo adesso un po'. Perché io in estate questa lo bevevo, lo facevo con... Però devo avere acqua alla portata di mano, perché non mi piace tanto il gusto, lo devo mandare subito giù. Allora. Chi li può masticare? A me non mi piace il gusto. Me ne prendo poco. Guarda, una punta così. E dopo il sistema digestivo faccia quella che vuole, io li mando giù, capito? Wow, mamma mia, mi si è tramortita la lingua, come si dice, sembra che sono dal dentista. Ogni tanto quando mi ricordo mi prendo un po' di quello, un po' di quello, qua che ce l'ho, qua devo avere la curcuma, qua ce l'ho ancora le cose di questa, come si chiama? Dimenticata. Buono, un pochino di quello, un pochino di quello. Alle luce, perché devi chiedere da dove sono io? Non mi piace che qualcuno mi deve ghettizzare. Non deve sapere da dove sono io. A te ti interessa quella che faccio io, i miei consigli.
La psoriasi non è ereditaria, ereditaria è un corno. Se avete mangiato fino a quando tu sei stato grande tutti insieme, no? Allora, quando il bambino nasce, non ha niente di flora intestinale, capito? Perché lui viene nutrito attraverso l'ombelico. Quando nasce, quando esce dalla vulva, con la bocca, prende tutti la flora. Perché guarda che ci sono anche dei lattobacilli nella vulva, negli organi sessuali femminili, prende tutto. I bambini che sono nati con la cesariana di solito hanno problemi con gli occhi perché non riescono a farsi l'immunità, capito? Allora si forma così in casa, mangiando, toccando, si scambiano i batteri. E di solito una famiglia ha lo stesso carattere, ma non per questioni ereditarie, ma per questioni della microbiota, capito? Di ereditario c'è poco o niente, soltanto che loro per lavarsi le mani, per non dire siamo imbecilli, non sappiamo fare, dicono è una cosa genetica. Il curcuma, un cucchiaino di curcuma io metto, tu puoi mettere di meno, con un po' di pepe nero. Dove c'è il pepe nero? Qua c'è il pepe nero. Di solito metto, si mette 10%, no? Una punta di coltello. Acqua calda, eventualmente puoi mettere anche un po' di olio di cocco, un po' di burro e mandi giù. L'importante è mandi giù, anche se dopo prendi un pezzettino di pane, qualcosa di miele per cambiare il gusto se non ti piace. L'importante è mandare giù perché l'intestino non ha le papille gustative, capito? Solo che a lui vuole che gli dai quella che gli serve. Si blocca, chi si blocca? Sopra. A cosa serve cosa? Deve ripetere. Va bene la curcuma fresca anche, però sarebbe bene di non toccare il ferro la curcuma fresca. Se ce l'hai quelli di vetro con i dentini che puoi raschiare, meglio. Capito? Meglio, ma te lo puoi anche essiccare la curcuma. Perché se tocca il ferro cambia un pochino, capito? Però la curcuma fresca va benissimo, lo trovi anche al supermercato a Eurospin. Scusi, mi devo prendere un po' di questa qua per cambiarmi il gusto in bocca. Vedi? Mi basta così. È la corteccia di melograno. Vedi? Mi basta un pezzettino così. Lo tengo in bocca. 121. E lo mastico. Il mio nipotino è nato con cesariana e ha problemi agli occhi. Vedi, Analia, conferma quello che ho detto io. A cosa serve, scusa? Tu, Riyad, o come ti chiami, puoi scrivere una frase intera? Pensi che sono io e te dentro una stanza? A cosa serve la corteccia di melograno? Ecco, bravo. A aumentare l'immunità, a dare addosso ai parassiti. A dirgli che guarda, nel mio intestino voi non potete vivere bene, a uccidere le cellule cancerogene. Sono entrato adesso. Ti puoi anche iscrivere, seguirmi e mettere tap tap sul telefonino, battere con il dito sul display. L'importante è non abusare, anche togliere l'appetito. Se ti piace mangiare troppo, la sera mangi così un pezzettino e il cervello dice non voglio più mangiare, lasciami stare. Sì, Ado, ce l'ho dei rimedi per artrosi. È cattivissimo. Non deve piacere a te, deve piacere a loro. Sono 30 miliardi dentro di te che aspettano. Buonasera, mio fratello diabetico tipo 1. Ha neuropatia diabetica e qualcosa per il formicolo ale. Sì, se lui ce l'ha ancora 10% buono delle cellule di quelle isolette del pancreas, lui può anche tornare sano. La corteccia di melograno si usa a digiuno o quando viene in mente? Quando viene in mente. È chiaro che qualsiasi rimedio preso mezz'ora prima di mangiare o 2 ore dopo mangiato è meglio, c'è più effetto. Perché non incontra altri cibi. Ma se ti ricordi dopo che hai mangiato e vorresti mangiare ancora qualcosina, alla fine pasto, vorresti un dolce, prendi questa. Così te, cervello dice non voglio più dolce.
Ha una brutta tosse. Prova a mangiare un pochino di burro, se ce l'hai, se no un chicco di sale. Io ce l'ho qua il sale che lo devo macinare a mano. Metto qua, tim, 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 batto soltanto che oggi non sono stato. Ok. Perché io ho sale marino che è grosso, vedi? Non lo so se si vede, vabbè, prendo un chicco, vedi? Prendi così un chicco di queste sottolingua. Se ce l'hai sale marino, metti sottolingua, ti passa la tosse. Per un po', però non hai risolto. Se non hai problemi di ipertensione, cose varie, burro aiuta. Se vuoi, io ti dico i tamponi qua, come puoi tirare ancora avanti per un po', ma se vuoi eliminare le cause, vieni in privato, ne parliamo. Al mese costa 50 caffè, tutto l'anno 380. Le cose brutte si possono mettere nell'ostia. Le cose brutte si possono mettere nell'ostia. Non capisco di che cosa parli. Buonasera, per i grani di milio posso fare qualcosa? Grazie. Per i grani di milio, non ho capito che cosa vuol dire. Il burro quanto? Un cucchiaino. Una fetta, un cucchiaino. 20-30 grammi, non di più. Non è che deve mangiare mezzo pacco. C'è chi ha mangiato mezzo pacco perché aveva problemi con i polmoni. Le cose di sapore brutto. E perché li deve mettere in ostia? Che cos'è l'ostia? Grani di milio sono paline bianche sotto gli occhi. Ah, quella è il problema del fegato. Si chiamano grani di milio? Ho capito. Ma puoi anche raschiarli, ma ti vengono di nuovo. Deve mettere a posto il fegato e la digestione. Hai la bile bloccata. Secondo me hai anche altri problemi digestivi. Ma per prima, io non sono cattolico, non riconosco quella come cena o cose varie, capito? Perché non è così che si fa, non quei modi. Gesù ha preso pane, non ostia, capito? Per voi magari significa qualcosa, ma secondo la Bibbia no. Chicca dopo la lezione lo trovi su YouTube, oggi domani lo metto, per la luce valga cosa posso fare? Pagare, te lo dico, perché i dottori sanno soltanto tagliare, che dopo ti ricresce, non ti preoccupare, un anno o due ce l'hai di nuovo. User 000, se mi paghi, basta. Non dopo primo zero, anche dopo il secondo, dopo il terzo, metti un 1 davanti, ne parliamo. Buonasera. Ho letto che sono cisti benigni, grani di milio. Eccesso di cheratina. Il problema è, per me il problema è il fegato. Io ti do la garanzia del risultato, soddisfatto o rimborsato. Io rimborso le persone contro la loro volontà. Anche oggi ho rimborsato una signora per... Vabbè, non mi piace parlare. Però ha fatto dei passi sbagliati, magari lei nella buona fede, però l'atteggiamento sembrava più truffaldino, capito? Scusa, se io ce l'ho un contratto con te, mi fai il bonifico tu, non metti qualcun altro. Se qualcun altro paga a posto tuo, devi scrivere per conto di Tizio Caio. Per colesterolo, Viorica. Per colesterolo, prova a mangiare zucca ogni giorno. La mattina 150 di grammi di zucca con zucca cruda, con 150 ml di acqua, frullare bene bene e bere per 14 giorni. Dopo fai esame e vedi come sta il colesterolo. Va bene, grazie, le scrivo su WhatsApp per maggiori informazioni. Ok. Dovete sapere una cosa, io non mi posso permettere di sbagliare. Quando dico qualcosa, dobbiamo andare in sintonia su queste cose. Capito? Se la persona, anche se tu vieni e mi paghi, se cominci a fare di testa tua, io dopo ti rimborso.
Non voglio averti sulla coscienza, non voglio avere problemi, non me ne frega niente dei tuoi soldi. Come te ne trovo mille. Se io mi metto veramente a farmi la pubblicità e a comprare anche spazio da TikTok, basta pagare un pochino che ti fanno venire milioni, capito? Di visualizzazioni, di cose varie. Ma non mi interessa. Quelli pochi che li aiuto, li voglio aiutare per bene. Sì, prendi zucca, per esempio, quella tipo pera, no? Quella che ti piace. La rapa fa bene, certo che fa bene. Togli la corteccia, togli i semi non buttarli, metterli da parte che sono molto buoni. Lo tagli a cubetti, metti in frullatore, io qua ho messo dell'orzo che dopo lo devo fare, metti in frullatore con acqua calda, la mattina, prima della colazione, mezz'oretta, ti bevi questa per 14 giorni. Dopo ti vai a rifare l'esame, ci sono anche cliniche private che te lo fanno con 15 caffè, e vedi se è calato. Mario, mi parli dell'acido urico, che esame si fanno per scoprire se ho problemi grazie a te? Io di solito non ho i laboratori, io chi è mio cliente gli do un elenco di sintomi e in base a quanto mi dice ce l'ho, non ce l'ho, ce l'ho, non ce l'ho, lo so se c'è. Comunque, puoi fare esame dell'urina, puoi fare anche esame del sangue. La zucca, qualsiasi zucca, anche quella dei maiali. Io aspetta che devo portarmi la zucca che domani lo devo cucinare. Grazie che mi hai ricordato. Lo metto qui, domani si mangia, soltanto che è un po' troppa, non riesco a cucinarla tutta. Però questa, mi tolgo i semi, li metto da parte, pulisco la corteccia, lo taglio a cubetti e lo uso al posto delle patate. Tu usi le patate, io uso la zucca. Mi faccio un grande pentolone con cipolla, soffritto. Porto dolore alle ossa, acido urico, certo, specialmente alle giunture. È come la carta vetrata per le ossa e per la testa delle ossa, specialmente. Sì, questa, Maria Grazia, lo puoi usare. Loro dicono zucca di Halloween, io dico zucca di maiale perché si dava ai maiali, ai animali. Capito? Io mangio questa. C'ha un gusto neutro. Cruda non l'ho provato, ma l'ho usato al posto delle patate per le bronchite. Consigli? Qualche caffè per me? Aceto di mele è buono per acido urico? Sì, può aiutare, però se è accumulato troppo non è che risolvi. Per prima devi smettere di farne dell'altro e dopo pian pianino pulire quella. Invece ci sono delle cure del cavallo che vanno un po' più veloci. Anche con la centrifuga di zucca, sì, con la centrifuga non capisco. Frullare tutto per fare una pasta, uno smoothie, no? Di zucca e acqua. Ciao, firma di pera è più saporita. Ciao, mi piace quella a forma di pera. A firma di pera è più saporita. Sì, dipende dai gusti. Tanto la zucca è più o meno lo stesso, capito? C'è le stesse qualità. Quella assorbe il colesterolo e lo porta fuori perché contiene delle fibre. Abbassa anche il zucchero nel sangue. Pulisce il fegato. Signor Mare, mi sto facendo melograno macinato con il miele. Bravissimo. Un cucchiaino al giorno aumenta l'immunità. Barbiere, no, non ti piace la mia barba? Puoi cambiare canale, vai a guardare i gattini. Ma il succo di pomodoro va bene? Sì, contiene licopene, va benissimo. Se è stato lavorato termico, perché il pomodoro crudo non va bene. La zucca contiene amido poco.
Perché hai problema con gli amidi? Esiste amido a catena corta, amido a catena lunga. Grazie per quella sera per quanto riguarda la corda vocale. Non ho capito. Grazie per quella sera per quanto riguarda la corda vocale. Io non mi ricordo. No, non sono un nutrizionista, sono un naturopata. Nutrizionisti? Ne ho visto io uno, poverino, non riusciva a uscire e seguiva alla lettera quella che gli diceva il nutrizionista. Io ho detto, guarda, se non è un segreto, fammi una copia. Mi ha fatto una copia, l'ha pagato pure 300 caffè e passa, no? Quello nutrizionista. Quando ho guardato, dopo ho cominciato a spiegargli una per una, perché questa è incompatibile con quella insieme. Se li mangi separati e da sole. E io ho spiegato, capito? E ha fatto il piatto divorziato che ve l'ho fatto, e già sta meglio. Senza tutte quelle stronzate. In Italia la farmacia ha fatto perdere in Italia conoscenze antiche dei rimedi naturali. No, no, è la Chiesa Cattolica che ha fatto perdere con l'Inquisizione, quando bruciava le streghe. Quelle non erano le streghe, erano le naturopate. Sapevano curare, capito? E la gente non andava dal prete per pregare Dio per essere guarito, capito? Loro perdevano il potere. Allora ha detto, togliamo i naturopati di mezzo. Così la gente quando starà male verrà da noi a pregare per loro. E diciamo che non c'è altro modo, che non ci sono le erbe. Capito? Questo ha fatto l'Inquisizione, la Chiesa Cattolica. Ha ucciso i naturopati e ha bruciato i loro libri dicendo che erano streghe. Perché le donne della che erano naturopate, non conoscevano, erano sempre belle anche a 80 anni, sempre. E allora dicevano, è il diavolo, capito? O non è così? Mentre in Russia e in altri paesi i naturopati si sono trasmessi dal padre in figlio le conoscenze, da voi vi hanno tagliato l'ombelico con il passato e vi ha detto non esiste altra salvezza al di fuori della Chiesa Cattolica. Capito? Che cosa ha fatto l'Inquisizione? Vi ha impoveriti. Sto assumendo due cucchiaini di due chiodi di garofano al giorno, secondo lei faccio bene? Sì, ma le puoi prendere macinate anche di più. Due chiodi solo, un po' poco. Io ho fatto per il caffè, ne prendo diciamo più o meno mezzo cucchiaino al giorno macinato. Buonasera, per il colesterolo alto, il rimedio naturale. Enza Carliano, vieni in privato, ne parliamo. Perché là non è questione soltanto di colesterolo, è questione anche del fegato, che è il fegato che fa l'80% del colesterolo. Perché serve al fegato questo colesterolo? Vuol dire che c'è un'infezione, vuol dire che c'è un'infiammazione, che c'è delle tossine. Il fegato non produce per niente, solo il 20% massimo entra con il cibo. Il fegato non produce per niente colesterolo, vuol dire che è in allerta. Tu vuoi trovare la soluzione al problema o vuoi soltanto tamponare qua e là? Perché per tamponare qua e là, sì, ti posso dire delle cose, ma non ne vuol dire che hai risolto. Il centrifuga di pomodoro. Il pomodoro si deve mangiare senza semi e senza pele. Se ti piace il pomodoro fresco, va benissimo, però nella pele e nei semi contiene una proteina molto bastarda, capito? Che va a bucare, a allargare, proprio lei c'ha la chiave per allargare le maglie dell'intestino e entra nel sangue. Quando è entrato in sangue, cominciano le citochine e comincia l'infiammazione e i dolori. Non ti conviene mangiare il pomodoro o il peperone così. Bisogna sbucciarli. Li metti in acqua bollente, shuk, shuk, togli la pele, li tali, togli tutti i semini e dopo lo mangi. Ah, non è così semplice mangiare pomodoro. Voglio risolvere il problema del colesterolo. Allora vieni Enzo Carliano, vieni in privato, ne parliamo, io non sono gratis. La chetogenica fa male? No. La chetogenica fatta per bene, non inventata all'angolo della strada, fatta con criterio e in modo graduale, capito? Perché tu non puoi passare dalla A alla Z. Ci sono dei gradini da seguire, prima settimana, seconda settimana. La chetogenica va benissimo, aiuta anche a dimagrire e ti rimette in sesto l'organismo, anche se c'hai dei grossi problemi. Ti fa risparmiare sulla farmacia. Quella che risparmi sulle medicine, capito, ti puoi permettere di mangiare sano. E non è neanche così tanta cara. Per
venire in privato, ma qualsiasi mio video tu puoi scrivere sotto che vuoi parlare con me, o se no, mettendo il dito sul mio foto di profilo anche adesso, vedi che il primo post a sinistra ci sono due frecce rosse dove c'è un numero. Fai un con tutti e due i pulsanti, fai un screenshot, penso che quella saprai fare, ciac, e dopo ti guardi il numero e mi contatti su WhatsApp. O se no, su qualsiasi mio video post scrivi volevo parlarti, ho bisogno o qualcosa del genere, io dopo ti contatto, vado io in privato se non sai venire e ti dico: mi hai chiesto questa, e dopo ne parliamo. 136. Oh, ragazzi, ma è 21:51, si allunga la cosa. Io un'oretta lo faccio, e ultimo tempo non l'ho fatto, ma adesso, come che c'è la signora Luana, dico solo così, a quale dovete ringraziare di cuore, che di spontanea volontà mi dà qualcosa in più, e dice anche per le live dove lei guadagna soltanto 17 centesimi, perché si vede che ha visto quanto ho guadagnato, 1 euro 17 centesimi, cose varie, dice: visto che con le live non guadagna, io voglio sponsorizzare, contribuire per le sue live, allora a lei dovete ringraziare che mi stimola. Ciao Mario, per rinnovare l'anno prossimo vieni in privato e ne parliamo. Per tutto anno sono 380 caffè, anche in 4 rate da pagare ogni 3 mesi. O se no, uno vuole solo un mese, 50 caffè. Ecco, Analia ringrazia Luana. Veramente molto brava. A volte sto litigando perché dice: questo è per Natale, questo... No, basta. Ecco Luana, ma grazie a lei veramente. No, no, sono io che divento debitore. C'è anche Dr. Pilù, però io devo uscire perché oramai il tempo è passato. Ci vediamo alla prossima. Sì, fa piacere quando qualcuno apprezza così il mio lavoro, capito? Perché ha visto che con le live non si guadagna, ha detto: io voglio ascoltare le sue lezioni, voglio che anche altri ascolti. Sponsorizzo io, basta che lei ci dà più informazioni. È molto brava Luana, io mi sento debitore con lei, la ringrazio tantissimo. Ok signori, vi saluto, alla prossima. Ci abbiamo ultima lezione di questa Dobry Vecer Sajletnem Paraspat Imini a Paraspat, я сейчас закрою. Allora rimane ultima lezione, che era per la pelle secca, no? E dopo abbiamo finito con il ciclo di io non appena posso metto su YouTube le lezioni, là potete carta pena andare e scrivervi i rimedi, e tu ti fai questo libro, capito? Scusa, i miei abbonati sono ancora in tempo, se vogliono il link con tutti i rimedi e li do, e loro si lo devono soltanto andare da uno che fa le fotocopie e dice, ci insegna il russo adesso, e ti fai le fotocopie Xerox e ce l'hai tutti i rimedi senza stare a impazzire su YouTube. Chi è mio abbonato mi dice: mi dai il link con i rimedi, tutti i rimedi in ordine alfabetica di Tea 3, e li do. Dopo vai da uno che fa le fotocopie e dice: senti, da questa WhatsApp mi puoi estrarre tutto questo e mi lo stampi, e così ce l'hai sulla carta. Signori, vi saluto, 722, sono oramai le 10. Io ho sequestrato la cucina, magari qualcuno ha bisogno di entrare in cucina e non vuole disturbarmi. E ti piacerebbe, Chica? Allora vieni in privato e mi dici, sì, sì. Li ingaggi, grazie. Ok, tutti quelli che vogliono, sono i miei abbonati, fino al 1° di gennaio, se vogliono il link con tutti i rimedi di Tea 3, io li do, perché li ho messi tutti in ordine, scritti tutti per bene, e li do, così ti vai da qualche parte, te li fai cartaccio e ce li hai. E ce li hai in ordine alfabetico, scusa. Basta aprire, per esempio, no, apriamo qua, alitosi,
Andiamo alla lettera V, vediamo con la V che cosa abbiamo? Verruche. Dopo che cosa abbiamo anche con la V? Vediamo. Varicella con la V, no? Con la U, ulcera venosa, tonsillite. Ce le hai in ordine? Ti conviene approfittartene, visto che mi hai pagato, a me che mi costa? Ti mando il link, dopo tu ti fai copia e incolla, vai da uno che sa fare, da quella che fa le fotocopie, dici guarda, da questa link voglio copiare tutto. Lui apre il link nel suo computer, copia e stampa. 10-15 centesimi costa un foglio, ne avrai 10-20 fogli, 2 euro, tu ce l'hai tutti i rimedi. Ciao ciao, vi saluto. Che cosa puoi comprare? Il libro ce l'avevano i cosi, giornalaio, non lo so se hanno fatto reso, l'hanno dato indietro. Ciao ciao, alla prossima. Finisce anche la batteria, scusa.